Il padre del primo codice civile d'Italia del 1865 era un esponente della scuola napoletana. Stiamo parlando di Giuseppe Pisanelli. Ed eccoci allora a Lecce. È la città di adozione di Pisanelli, dato che lui nacque a Tricase, qui vicino, all'epoca provincia di Terra d'Otranto. Era il 1812 e passò tutta la sua infanzia e poi giovinezza in questa città, che tant'è vero oggi lo omaggia con un busto nella villa comunale. Poi si trasferì a Napoli per compiere studi di giurisprudenza, dove si distinse subito come eccellenza. Pensiamo che a soli 30 anni, nel 1849, diventò ministro di giustizia del Regno delle Due Sicilie. Poi però partecipò ai moti rivoluzionari antiborbonici e il re Ferdinando II decise di esiliarlo. Fuggì a Parigi e poi a Torino, dove conobbe Antonio Scialoia e diventò amico intimissimo di quest'altro economista napoletano, che poi, assieme a lui, diventò protagonista dell'Unità. La perdita dei tantissimi intellettuali che caratterizzavano invece le eccellenze del Regno di Napoli prima del 1848 fu uno dei grandi drammi che colpì poi la città e anche tutta la classe dirigente che rimase invece a Napoli e che assistette al crollo della monarchia. Pisanelli infatti a Torino cominciò un complesso lavoro di studio su tutti i codici civili italiani comparati e anche quelli internazionali per cercare di sviluppare una soluzione e comprendere i limiti delle legislazioni dell'epoca. Praticamente è un lavoro comparatistico di dimensioni colossali. Nonostante le tante storie legate al Risorgimento, in realtà Cavour aveva molta paura di Giuseppe Garibaldi, tant'è vero che cercò di boicottare la spedizione in più modi. Si avvalse proprio di Giuseppe Pisanelli, poiché, oltre ad essere un uomo ambiziosissimo, il giurista leccese, era anche un fine diplomatico. E allora mandò Pisanelli a Napoli, in quella città ancora governata per pochi mesi da Francesco II di Borbone, per cercare di creare i presupposti per una insurrezione. In realtà ci pensò un'altra persona in contatto stretto con Cavour, cioè Liborio Romano, prefetto della polizia, che in vista dell'arrivo di Garibaldi convinse il re Francesco II a lasciare la capitale per evitare conflitti, mandandolo a Gaeta, dove ci fu il tragico epilogo della dinastia borbonica. Dopo l'Unità d'Italia, Giuseppe Pisanelli ebbe un vero e proprio boom nella sua carriera politica. Non solo infatti diventò ministro della giustizia, ma fu anche il relatore e il promotore del primo codice civile d'Italia, che si ispirò per larghi tratti al Code Napoleon del 1806. Fu un'opera innovativa, estremamente completa, e rimasta poi in vigore d'altronde fino alla promulgazione del nuovo codice civile sotto il regime fascista nel 1942. Stiamo parlando di uno dei maggiori accademici del diritto in Italia e anche uno dei più grandi esponenti non solo della scuola forense napoletana, ma anche della scuola giuridica e teorica di Napoli. Pisanelli ebbe anche molte ombre. Fu infatti uno dei più zelanti conduttori delle politiche di repressione del brigantaggio, fu uno dei promotori della legge Pica. In realtà Pisanelli era molto legato al benessere delle regioni meridionali d'Italia e assieme al suo conterraneo Liborio Romano in Parlamento più volte cercarono di presentare mozioni per favorire le regioni del sud. Il motivo di rottura con la destra storica d'altronde fu proprio una critica di Pisanelli quando disse che i deputati stavano ormai occupando solo del benessere industriale del nord Italia. Era ormai sessantenne e tornò a Napoli per riprendere non solo l'attività da avvocato ma anche quella accademica e diventò uno dei più illustri professori di diritto assieme a Enrico Pessina e molti altri all'interno dell'Università di Giurisprudenza di Napoli. Continuò quindi a vivere nella sua casa a Santa Teresa degli Scalzi, alle spalle del Museo Nazionale, e morì settantenne, vent'anni dopo l'Unità d'Italia, anche se poi fu messa tempo dopo una lapide a sua memoria, che è stata fortunatamente restaurata dopo più di 40 anni di abbandono, addirittura nel 2015.